corno è filato liscio, un afflusso nella norma. Entriamo sulla linea FS che è a sinistra e in San Severo in orario. A destra il binario che entra in officina deposito. Sempre come treno 12, la 06 è ripartita verso Foggia. Mi avvio al deposito della Garganica attraverso un cancello di servizio. Sono proprio rotabili della centrale Umbra, la prima ferrovia italiana che si è deelettrificata a favore di una nediata di diesel. Colpo di scena, niente meno che l'ex automotrice 5606 della ferrovia valseriana che tante volte presi da studenti da e per Bergamo. Chiusa la valseriana nel 1967, passò alla FCU, dove come vettura pilota fu in servizio nel 1974. Questa è l'ex automotrice automatica 520-01 delle Ferrovie Nord Milano, alla FCU già dal 1956 e trasformata poi in vettura pilota nel 1977. Giunti da pochi giorni, questi mezzi FCU sono una parte dei 14 rotabili passati e da ristrutturare alla Garganica. La 103, una delle 7 elettromotrici Stangatib consegnate alla FCU nel 1957. È quasi un estraneo questo locomotore della Garganica, uno dei 4 esemplari costruiti da Reggiane e CGE nel lontano 1931 e ricostruiti totalmente dalle officine di Stanga nei primi anni 80 con 600 kW e velocità di 80 km all'ora.